buongiorno a tutti i videoascoltatori d'Italia Medievale. Oggi abbiamo il grande piacere di presentare un saggio pubblicato da 21 Editore nel dicembre scorso, dal titolo Il secolo dei Vandali, storia di un'integrazione fallita. E abbiamo anche il grande piacere che a parlarcene è un parterre molto importante, a cominciare dall'autore che è Umberto Roberto, che è docente ordinario di storia romana all'Università di Napoli Federico II, al professor Claudio Azzara, che è professore ordinario di storia medievale all'Università del Salento, e a Luigi Russo, associato di storia medievale all'Università Europea di Roma. Quindi io, a maggior ragione, visto l'importanza degli intervenuti e degli interventi, non rubo altro tempo e do subito la parola all'autore, professor Umberto Roberto. Prego, professore. Grazie e quindi grazie a Italia Medievale per questa ospitalità e ai due colleghi Claudio Azzara dell'Università di Salerno e Luigi Russo dell'Università Europea di Roma per la loro disponibilità a discutere insieme di un tema molto interessante perché le popolazioni barbariche sono una questione che consentono agli studiosi dell'antichità tarda, della parte finale dell'antichità e del Medioevo e dell'Alto Medioevo, di incontrarsi e riflettere con prospettive forse talora diverse, ma con metodologie analoghe su eventi importanti, come ad esempio il secolo dei Vandali, inteso come un periodo di 100 anni nel quale effettivamente abbiamo la occupazione di una delle regioni più ricche del Mediterraneo antico e tardo antico, l'Africa, da parte di una popolazione barbarica che ebbe piuttosto successo nelle sue dinamiche di insediamento e anche di sostituzione alla amministrazione tardo-romana. Insomma, questo libro nasce proprio da una riflessione sulla vicenda di Genserico e dei suoi Vandali, che per molti versi ci porta a rivedere e anche, come dire, discutere su alcuni paradigmi storiografici che insistono su un ruolo forse depotenziato delle popolazioni barbariche, su un lento processo di trasformazione che vede i barbari, e qui c'è Claudio che è un esperto di questo, infatti sono molto interessato poi al suo parere, ma insomma questi barbari certamente dopo primo impatto violento poi si sarebbero integrati, si sarebbero assimilati. Invece i Vandali sono un popolo che insomma si è imposto nel territorio dove poi si è insediato, ha avuto come dire, l'azzardo, che fu un successo anche grazie al suo re Genserico, a cui deve moltissimo la storia di questo popolo, fu un azzardo, ma fu anche un successo la conquista di Cartagine nel 439. E anche il fatto che Cartagine se la sono tenuta, perché anche Alarico è riuscito a entrare a Roma, c'è stato 3 giorni e poi se n'è andato. E qui invece noi abbiamo un re che porta il suo popolo a conquistare quella che nel Mediterraneo occidentale era la più importante città dopo Roma, una città molto ricca, prospera, e in una città collegata a tutto il mondo mediterraneo, occidente, come anche Costantinopoli e l'Oriente, e lì ci rimangono per 100 anni. Anzi, una cosa su cui è opportuno riflettere è anche che, tutto sommato, i Vandali, il secolo dei Vandali, va inteso come il secolo dei Vandali a Cartagine e nei territori, più vicini, a questa grande città, perché lì si sono poi andati a insediare i Vandali rispetto a un territorio immenso e molto popoloso. Quindi c'è un così per introdurre anche questo nostro incontro, c'è
una motivazione anche di carattere storiografico. I Vandali attuarono una conquista violenta dell'Africa, si imposero in Africa, espropriarono terre, questo è sicuro, divennero quindi proprietari terrieri ai danni della proprietà imperiale, della proprietà ecclesiastica, in particolare quella cattolica, ma anche ai danni dei proprietari romani che si videro sottrarre i loro beni e per 100 anni rappresentarono una, direi neppure un'alternativa all'impero romano. Nell'ambito africano, gli stessi re dei Vandali si presentarono come successori dell'impero romano, anche con una, soprattutto con Genserico, ma questo si vede anche con Unerico, quindi col suo successore, anche con una visione consapevole del fatto di essere in una sorta di traslazio del potere, quindi di essere i veri successori dell'impero romano. E in nome, e penso che anche di questo discuteremo, in nome anche di una adesione a quella che i Vandali consideravano l'unica vera ortodossia cristiana, cioè l'arianesimo, anche, come dire, un regno dotato di un ruolo di missione quasi nella diffusione e nella difesa dell'arianesimo in Africa e anche fuori dall'Africa. Quindi, insomma, davvero, diciamo, lo stimolo principale, a parte l'interesse che tutti condividiamo per le popolazioni germaniche e, come dire, in giro per i territori del Mediterraneo e per l'incontro tra popolazioni barbariche, l'incontro scontro tra popolazioni barbariche e province dell'impero romano, direi che l'altro aspetto che poi mi ha spinto a soffermarmi sui Vandali è anche questa anomalia sotto molti punti di vista dei Vandali rispetto a un quadro che invece, soprattutto negli ultimi anni, è stato descritto piuttosto come di integrazione, assimilazione. Chiudo e poi lascio la parola appunto a chi ha avuto, come dire, la generosità di leggere questo libro. Anomalia anche nel fatto che i Vandali sono stati cancellati dalla storia e in pochissimo tempo, insomma. Tutto sommato sono vittime di quella capacità dell'Impero Romano d'Oriente sotto Giustiniano di ripartire alla riconquista dello spazio mediterraneo e una caratteristica anomala dei Vandali è che sono spariti dalla storia del Mediterraneo perché furono annientati sul campo. Deportati coloro che avevano combattuto, almeno secondo le informazioni che ci dà Procopio, deportati al di fuori dell'Africa i maschi, e con la ripresa dell'amministrazione imperiale in Africa, anche le donne vandaliche lentamente spariscono dal panorama dei nostri documenti storici. Quindi anche questa è un po' un'anomalia. Che questa popolazione venne poi invece annientata dall'impero romano, certamente da quello d'Oriente, ma secondo dinamiche che lascerebbero pensare a epoche precedenti, tutto sommato, insomma. Ecco, quindi io mi fermo qui, però spero di aver risposto a questo che è il primo interrogativo: come mai dedicarsi ai Vandali, a una popolazione appunto come i Vandali? Grazie. Allora, io ho letto questo libro prima, il professor Umberto Roberto, l'autore del libro che oggi presentiamo, ha ringraziato me e Luigi Russo per la generosità che abbiamo avuto, sono parole sue, nel leggere il suo lavoro. Invece io, anziché il termine generosità, userei il termine piacere. È stato veramente un piacere leggere questo libro, che è un libro. Intanto, consentimi, Umberto, è bello. Bello anche sul piano grafico editoriale, quindi vorrei rendere giusto merito anche alla casa editrice. Ed è bello soprattutto naturalmente per il suo contenuto. È un libro innanzitutto che riempie un vuoto storiografico perché rispetto ad altre stirpi cosiddette barbare, i Vandali sono meno trattati, almeno nella storiografia italiana. E forse non solo italiano, sono meno trattati di altri, e quindi hai con il tuo lavoro riempito davvero un vuoto storiografico. Vorrei
in anni recenti, come tu stesso ricordi nel tuo libro, c'è stata una ripresa parziale di interesse per l'Africa vandala, anche grazie alla ricerca archeologica, no? Oltre che a una rilettura delle fonti scritte. Peraltro, purtroppo, le campagne di scavo nei paesi in cui i vandali hanno costituito il loro regno, cioè nell'Africa settentrionale, sono rese disagevoli anche dalle particolari contingenze politiche di quei territori oggi. Però certamente c'è stata una ripresa di interesse, ci sono stati dei progressi nella conoscenza, ma il libro di Umberto Roberto veramente riempie un vuoto e offre una sintesi aggiornatissima su un tema meno conosciuto di altri. Questo è un primo notevole merito sul piano della ricerca scientifica di questo lavoro. Il secondo merito, dal mio punto di vista altrettanto grande, è quello di aver fornito un libro di alto profilo scientifico, prezioso per gli studiosi, ma che è anche allo stesso tempo leggibilissimo, un libro scritto bene, con una prosa accattivante, ed è una lettura utile per lo specialista, ma una lettura accessibile anche per la persona colta, ma non specialista, non studioso specialista. Io in questi giorni sto leggendo per una recensione un libro, non faccio il nome dell'autore, molto importante sul piano scientifico, ma di una complessità proprio nella prosa in cui è redatto, che lo rende indigesto ad uno che fa lo storico di mestiere, mi immagino, ad il lettore non specialista. Invece il libro di Umberto Roberto, secondo me, è anche un libro che si legge veramente con piacere, perché è scritto bene, oltre ad avere un valido contenuto. E questo, secondo me, è un grandissimo merito, perché di saper coniugare la profondità della ricerca con una capacità di comunicazione anche al di fuori del recinto ristretto degli studiosi professionisti è un grande merito, soprattutto in un periodo in cui gli studi storici, lo sappiamo, sono sempre più messi a margine anche all'interno dell'università, per non dire della scuola. E il merito di Umberto Roberto, tra i tanti meriti di questo libro, c'è anche quello, no, di offrire una ricostruzione storica accurata ad una stirpe barbarica che più di altre è proprio appiattita in uno stereotipo. Noi lo sappiamo nella nostra lingua e anche in francese, il termine vandalo per antonomasia indica il cieco distruttore, no? Il vandalismo è l'azione appunto di distruzione cieca, ed è un marchio di infamia che questa stirpe si porta con sé. Come Umberto Roberto ricorda, la genesi di tutto ciò risale al tempo della rivoluzione francese, quando il vescovo di Blois, il Baptiste Grégoire, per condannare gli eccessi dei giacobini contro il patrimonio ecclesiastico, ha coniato il termine vandalismo, riferendosi appunto, direi soprattutto alla descrizione, no, che fanno autori come Vittorio Di Vita, delle analoghe spoliazioni a danno della Chiesa compiuti dai vandali al tempo del loro regno, e con una, no, di quei cortocircuiti storici che sono abbastanza frequenti tutto sommato. E quindi questa popolazione è stata veramente ridotta, appiattita in uno stereotipo, no, che ha reso il loro stesso nome sinonimo di una violenza brutale più di altri barbari. E come Umberto Roberto ricorda, a differenza di altri stirpi, penso ai Goti e ai Longobardi, i Vandali hanno avuto anche una minor rivalutazione da parte della cultura tedesca anche all'epoca del nazionalismo di fine Ottocento, primi del Novecento, no? Perché, come Umberto Roberto ricorda, anche in quella tempesta culturale che ovviamente ha proceduto a delle forzature interpretative che tutti conosciamo, i Vandali sono stati visti come germanici fino a un certo punto, no? Tedeschi fino a un certo punto, un po' spuri, un po' imbastarditi con popolazioni orientali, quindi anche in quel contesto hanno avuto meno attenzione di quanto ne abbiano avuto per esempio i Goti o altre stirpi più propriamente, diciamo, germaniche, anche se poi, come tu ricordi, è grazie, come molto spesso avviene, alla storiografia tedesca invece più recente, la ripresa dell'attenzione critica per i Vandali. I primi studi scientifici che hanno
portato all'attenzione del mondo degli studiosi i Vandali nei decenni che vanno, insomma, dagli anni 60 in poi, sono opera di studiosi tedeschi. D'altra parte i tardoantichisti, gli altomedievisti, poi insomma questo è un confine assai labile, no? E credo, no, credo tu lo condivida, abbiamo un debito nei confronti della cultura tedesca, della filologia tedesca, inestinguibile, insomma, no? Oggi vanno molto di moda, almeno tra gli altomedievisti, spero non tra gli antichisti, le storiografie anglosassoni di lingua inglese, non americana, inglese, ma io invece rimango sempre molto affezionato alla filologia tedesca e agli studi della storiografia tedesca con una forte base filologica, una forte attenzione per le fonti. Anche se oggi questo appunto è meno di moda, no? Anche in termini di valutazione Ambur, le edizioni di fonti che però sono quelle che poi rimangono, perché ancora noi lavoriamo con i monumenti a Germania storico o con le edizioni di fonti di un secolo e mezzo fa. La chiave di lettura del libro di Umberto Roberto si condensa, no, proprio nel titolo, Il secolo dei Vandali, storia di un'integrazione fallita. L'accezione di secolo l'hai già esposta tu, secolo non solo in termine cronologico, i 100 anni che vanno dal 439 al 534, anche se ovviamente il libro parte dalla protostoria dei Vandali, no, si occupa della loro traversata del Reno, quindi dell'eruzione nell'Impero Romano, del loro soggiorno in Spagna, non brevissimo, no? Quindi c'è anche tutto l'antefatto, ma poi ovviamente l'oggetto centrale è questo secolo, inteso in senso cronologico, 100 anni, ma soprattutto anche, come ricorda la prefazione, inteso nel senso latino di seculum, cioè proprio di ciclo storico, no? Di parabola storica che si compie dal momento in cui i Vandali sbarcano in Africa, conquistano la gloriosa Cartagine, città piena di simboli, e poi fino alla tragica fine. E l'altro concetto chiave che il titolo già di per sé condensa è quello proprio di integrazione fallita, no? L'integrazione fallita con le genti dell'Africa, con questo mosaico di genti che era presente nell'Africa di tradizione romana e con cui i Vandali si trovano a convivere. E il libro dà una risposta efficace e convincente al perché questa integrazione non sia avvenuta, no? A differenza di quanto è accaduto in altri contesti, i Visigoti in Spagna, i Longobardi poi in Italia. Perché, lo condivido, i Vandali hanno una identità debole, no? Una identità, tu mi pare che scriva un'identità aperta, un'identità fragile, insomma, che è sfuggente anche per gli osservatori contemporanei, no? E d'altra parte, lo ricordi, rimane sempre in uso questa diade Vandali e Alani, è una stirpe che ha questa componente non germanica, non occidentale, no, iranica degli Alani, sempre copresente, è un'entità, sappiamo tutti, no, c'è questo adesso, questa anche se vuoi un po' grande moda dell'approccio etnogenetico, questa scuola viennese che ormai risale agli anni 60, gli studi di Venskus, che ha dato grandissimi frutti, che adesso viene un po' alle volte strizzata, no, per estrarne le ultime gocce di questa chiave di lettura. Il processo di formazione delle identità etniche di queste stirpi barbariche, che è un tema dibattutissimo sul piano storiografico, che ha molti debiti anche nei confronti ovviamente dell'antropologia culturale per le categorie che impiega. E da questo punto di vista, appunto, l'identità vandale rimane un'identità debole, no? A basso grado di coesione rispetto ad altre. Quindi questa debolezza, probabilmente, come dici tu, insomma, la condivido, ha messo i Vandali nella condizione di dover difendere in modo ancora più aggressivo di quanto avvenga per altri questa loro diversità, insomma, come avviene spesso, no? Una identità debole ha bisogno più di un'identità forte, di contrapporsi alle altre per difendere se stessa, per affermare se stessa. E quindi c'è una difesa identitaria accanita, no? Una difesa identitaria, naturalmente una difesa anche del proprio predominio politico e sociale nel mosaico dell'Africa romana in cui i Vandali si sono insediati,
che li porta ad una quasi direi proprio testarda, caparbia, no? Volontà di differenziarsi, una volontà che non riscontriamo alla stessa misura in altri contesti. Adesso penso ai Visigoti di Spagna, tanto per citare un caso di un paese in cui i Vandali, per i quali i Vandali erano transitati. E mi sembrano anche qui molto convincente, le due ragioni principali che tu individui, o meglio, più che le ragioni, scusatemi, i due, mezzi attraverso i quali, che tu individui, attraverso i quali i Vandali cercano ostinatamente, direi quasi, no, di difendere questa loro identità diversa e quindi di rifiutare quell'integrazione, no? Di far mancare quell'integrazione che il titolo del libro evoca. Per un verso, il lealismo politico verso i re della dinastia degli Asdingi, che è un elemento di coagulo, di coesione, in assenza di altri, forse, no? O nella debolezza di altri, forte, e che però, poi con le lotte intestine a questa dinastia regia costituisce allo stesso tempo un elemento di debolezza politica, ma anche il venir meno di uno dei pochi elementi identitari forti, di elementi di coesione forte. E questa, secondo me, è una chiave lettura molto opportuna, molto giusta. È una chiave lettura, secondo me, mutatis mutandis, si può applicare anche ad altri contesti. Penso, per esempio, alla debolezza strutturale anche del regno longobardo, che pur un grado di coesione superiore sul piano identitario a quello vandalico, è legato proprio all'incapacità di avere una stabilità nella trasmissione del potere regio, per esempio nell'incapacità di dinastizzare il potere regio, che rende sempre labile politicamente la creazione, peraltro in quel caso un po' più solida sul piano identitario. E poi il secondo tema, che è veramente una chiave di lettura della parabola Vandra, del secolo Vandalo, specifica di questa realtà, è l'elemento dell'adesione religiosa, no? Anche qui caparbia, ostinata, l'adesione all'arianesimo e, come ricordi tu nel libro, anche con un'azione di proselitismo che è assolutamente rara, no? Che non mi risulta ci sia proprio nell'Italia dei Gotti, un'azione di proselitismo, di sforzo di convertire le genti dell'Africa romana all'arianesimo, perché l'adesione all'arianesimo è un segno di lealismo politico nei confronti dell'elite vandala. E questa è anche questa una specificità, una delle tante specificità di Vandali, come, no, adesso non ne abbiamo parlato, ma un'altra specificità è che sono gli unici barbari che sanno andare bene per mare, che è un altro dato che li contraddistingue, e questa volontà di utilizzare l'arianesimo come un elemento identitario, una forma privilegiata anche di idealismo politico nei confronti dell'elite dominante, è un altro tratto caratteristico. Ne vediamo che in altri contesti, penso appunto ai Visigoti di Spagna, ai Longobardi quando vengono in Italia, invece l'abbandono della differenza ariana è abbastanza precoce, abbastanza rapido, no? In direzione di una accelerazione del processo di integrazione con la popolazione di tradizione romana, quindi con l'adozione del cattolicesimo. E in questo i Vandali fanno anche in questo i Vandali fanno una differenza. Quindi, per concludere, è veramente un libro importante, a mio parere, non credo solo a mio parere, un libro che copre un vuoto storiografico, che offre delle linee di interpretazione, delle chiavi interpretative assolutamente condivisibili del secolo Vandaro, della parabola Vandara, e che si inserisce anche efficacemente in un quadro più generale di riflessione su queste realtà etniche e allo stesso tempo politiche della fase di transizione dal mondo antico al mondo alto medievale, entrando nel dibattito storiografico, confrontandosi appunto con il modello storiografico dell'etnogenesi in modo assolutamente efficace, e concludo con una capacità di lettura delle fonti scritte, oltre che, l'ho detto in partenza, anche di considerazione dei dati archeologia, perché né noi, diciamo, alto medievisti, né i tardoantichisti, o forse siamo anche la stessa famiglia, non lo so, io tendo a sentirmi di recente più tardoantichista che alto medievista, ma sono giochi di parole. E,
tutti noi siamo debitori dell'archeologia, perché senza l'archeologia non riusciremo a conoscere tante cose, però ecco, nel tuo libro, e qua secondo me c'è la scuola dell'antichista che emerge, e c'è una capacità di lettura dei testi, delle fonti scritte, di aderenza alle fonti scritte, che si accompagna ovviamente alla considerazione anche della letteratura storiografica moderna, ma che viva di... Io, oltre alla considerazione della lettura storiografica moderna, riesce ad ancorarsi ed esaminare criticamente anche le fonti, che in altri lavori su altre stirpi barbare, secondo me, sono invece un po' messe da parte rispetto alle pure categorie storiografiche. Viva Dio, qui c'è invece anche un bel lavoro di lettura critica delle fonti, che per me resta sempre la base di partenza di ogni lavoro serio, com'è il lavoro di Umberto Roberto. Grazie. Grazie all'autore innanzitutto. Tengo io a questo punto, diciamo, a parte condividere le considerazioni di Claudio, diciamo, io sono un po' outsider, perché mi interesso in maniera un po' tangente di queste tematiche, anche se poi ho ritrovato molte delle problematiche complementari, perché l'Africa romana per me è Tertulliano, è Cipriano, è Agostino che muore durante, e i sermoni di Agostino sono secondo me una testimonianza molto importante della situazione della società dell'Africa romana prima e durante l'arrivo dei Vandali. Agostino muore nel 430 mentre i Vandali stanno assediando la sua città, quindi è interessante e importante. Io vorrei soffermarmi su alcuni punti, perché Claudio ha fatto un'ottima ricostruzione molto, diciamo, dei problemi, dei grossi problemi che affronta questo libro, diciamo, a cui mi associo. Io vorrei focalizzarmi su alcune questioni in particolare che fanno riflettere, mi hanno fatto riflettere anche da studioso dei Normanni, perché per esempio la butto là, la parabola dei Vandali dal punto di vista geopolitico è l'inverso dei Normanni. I Normanni conquistano il Mezzogiorno, cercano di arrivare in Africa. I Vandali dall'Africa, perché cercano di avere un pieno appoggio sempre in Sicilia, perché il problema, c'è proprio questo forte legame tra Africa settentrionale e Sicilia. La necessità di controllare quell'area è fondamentale. Il fatto che i Normanni, a seguire gli Angioini, tutti quelli che arrivano, hanno necessità di controllare le due sponde del Mediterraneo, è una cosa che si trova già con i Vandali. Allora, io vorrei andare a proporre un paio di punti. Primo punto, c'è nella ricostruzione di Umberto un punto che ovviamente in mancanza di fonti, Umberto ha un utilizzo, a me piace molto leggere le sue note, l'utilizzo dei cronisti, tra virgolette, i frammenti, Lacerti, i cronisti minori, eccetera, che sono fondamentali, perché quello è il plus del lavoro di Umberto. Diciamo, io ho letto quasi tutti i libri suoi degli ultimi anni, quindi è proprio una delle cose che la grande capacità di padroneggiare una materia, perché a citare il Milano Nocelli noi siamo tutti quanti bravi, a citare alcune testimonianze meno conosciute è un po' più complesso. Ad esempio io mi piaceva vedere, per le lezioni che sto facendo, vedere un frammento di Giovanni di Antiochia che parla del famoso episodio di Valentiniano quando uccide i capi barbarici nemici. Cioè, ci sono dei passaggi che spesso queste fonti frammentarie ci raccontano, e non i grandi autori. Due cose volevo dire. La prima cosa, c'è un punto C nella storia dei Vandali, il mare. Cioè, tu ne parli, però non è, anche perché intuisco che non c'è il problema è che i Vandali, effettivamente Claudio l'aveva detto prima, riescono a padroneggiare improvvisamente, diciamo, la verità in una maniera molto, a un certo punto i Vandali li troviamo via mare, e quello determina un asso che poi permette la conquista dell'Africa romana. Diciamo la verità, l'Africa romana cade soltanto perché i Vandali si possono assicurare un vantaggio via mare, e questo è un problema che, come sono riusciti a, cioè non è una cosa facile acquisire delle competenze, qui magari potresti dirci anche tu sulla scorta delle tue letture le ipotesi che sono state fatte, perché è chiaro che qui si entra nell'indicibile. I stessi Normanni, quando da cavalieri diventano dei conquistatori perché devono conquistare la Sicilia e riescono addirittura a conquistare delle città via mare, ovviamente è perché hanno acquisito una competenza da qualcuno, ovviamente. E lo stesso succede per i Vandali, sicuramente. Altra cosa, una cosa che a me interessa molto, perché è vero tutte le cose, perché io nasco da lettore appassionato di storiografia, della storiografia. Quando a pagina 209 tu parli, che è una cosa fondamentale,
E dici: l'arrivo di Belisario e la riconquista imperiale impedirono al regno dei Vandali d'Africa di avere personaggi mediatori tra culture, come Cassiodoro per gli Ostrogoti, Paolo Diacono per i Longobardi. La mancanza di una storia dei Vandali dal punto di vista di questo popolo ha pregiudicato significativamente la ricostruzione della loro vicenda durante i secoli. Ed è uno dei passaggi fondamentali. Cosa potremmo dire noi dei Longobardi senza Paolo Diacono? Per fare un esempio, adesso ovviamente qui io ho studiato la fortuna di studiare con Lidia Capo, che conosceva benissimo Paolo Diacono, e mi sono approcciato a Paolo Diacono grazie ai Longobardi, grazie a Paolo Diacono. E sono dei testi fondamentali. E il problema qual è? Per i Vandali, chi è che ci racconta la storia? Vittorio di Vita, che ovviamente non è amico dei Vandali e ha una lettura sua di cristiani che sono perseguitati, diciamo. Quindi ovviamente l'immagine dei Vandali, da là poi deriva tutta una serie di problemi che Umberto ricostruisce molto bene, ed è molto interessante perché io quando faccio la lezione spiegato, i due popoli più barbari di tutti sono gli Unni e i Vandali, diciamo la verità, perché sono... Però gli Unni hanno una caratteristica che mi ha sempre colpito, leggendo anche un po'. Gli Unni godono di una fama nera in Occidente, ma ad esempio in Ungheria gli Ungheri sono considerati in maniera positiva. Cioè, non è notoriamente. I Vandali invece penso abbiano una notorietà negativa da tutte le parti, diciamo, da questo punto di vista. Quindi il punto di vista di queste popolazioni è legato molto alla produzione storiografica, ai testi che ci sono giunti in maniera più o meno casuale, ovviamente. È ovvio che... la persecuzione, le parole di Claudio sono molto belle, la necessità di creare un'identità forte, di creare una, quindi li porta a confrontarsi e a concorrere con la Chiesa cattolica sul territorio dell'Africa romana. La Chiesa cattolica romana dell'Africa romana è una Chiesa molto tenace. Se leggi la patristica della Chiesa cattolica dell'Africa romana, è una molto, molto, molto forte. Noi l'abbiamo perso questo legame perché? Perché per noi l'Africa è passata l'Islam, è passata. Noi non percepiamo più tutto quello che dobbiamo all'Africa romana dal punto di vista di storia della Chiesa antica, diciamo. Questo è una cosa molto importante perché paradossalmente, io ci riflettevo adesso su questo dibattito, noi sappiamo molte cose dell'Africa romana dal punto di vista religioso, mentre dal punto di vista politico, i Vandali, i musulmani, ovviamente si è creata un'idea per cui l'Africa si sono allontanate dalle sponde del Mediterraneo. Cioè sono due storie diverse, vengono percepite. Quando invece è importante, interessante, quando leggevo il libro di Umberto, io pensavo molto alla cripta Balbi, all'importazione dell'olio e del grano che veniva da Cartagine, dall'Africa, e veniva importata a Roma. E si vede nella cripta Balbi a Roma, io porto sempre gli studenti, interessanti, fino a quando arriva l'olio africano. E diciamo, fino a un certo periodo l'olio dall'Africa arriva, poi termina. E sta a dimostrare che in realtà questo circuito commerciale rendeva molto vicine la sponda cartaginese, se vogliamo dire per usare il termine della città più importante oltre Roma del Mediterraneo occidentale, è Roma. L'importanza che noi abbiamo messo in secondo piano, perché ormai per noi Cartagine è un nome che è legato alle guerre dell'antica Roma, ma non è più un nome che ci lega alla storia moderna contemporanea. Cartagine è una città antica e basta. Quindi e questo è importante, la storia di Umberto racconta questa storia ed è molto importante, soprattutto a me piace molto, io invito a chi leggerà, chi ci ascolterà, di dare un'occhiata a quella parte, le note, molto attente, molto lunghe, molto dettagliate, che in alcuni passaggi chiariscono degli aspetti molto importanti del dibattito e fanno vedere ovviamente che in realtà le testimonianze ci sono anche per i Vandali, sono ovviamente delle testimonianze però la cui ricostruzione è molto problematica perché noi abbiamo a che fare con dei testi che sono altamente frammentari o sono riportati da autori molto posteriori, quindi ovviamente il problema è sempre quello di comprendere fino a quando siano fededegni. Però questo è il merito del lavoro di Umberto e la capacità di integrare una storia di cui sappiamo poco, come molte volte succede nell'epoca medievale, alto medievale, basso medievale, tardo antica, eccetera, eccetera. Noi sappiamo sempre molto di meno di quello che vorremmo sapere. Però l'esistenza di questo materiale frammentario, di questo materiale che spesso viene utilizzato soltanto in nota da Umberto, permette, grazie a Umberto, lavoro di Umberto, permette di ricostruire una vicenda che è molto più ricca di quella che noi conoscevamo, fermo restando che ovviamente io non sono esperto di Vandali, quindi non entro troppo nello specifico perché ovviamente non vorrei dire le cose non vere, diciamo, però diciamo
Questo mi piaceva dire del libro di Umberto, e vorrei che la parola tornasse a lui per, diciamo, rispondere un po' a queste sollecitazioni fatte da me e da Claudio. Grazie. Sì, allora intanto grazie a Claudio, grazie a Luigi per per questo loro giudizio, per queste loro parole e anche, diciamo, per l'attenzione che hanno dedicato al libro e ai problemi che dal libro emergono. Allora, sono state sollevate diverse tematiche. E vorrei appunto rispondere brevemente, considerando che poi gli aspetti che avete sottolineato sono spesso oggetto di discussione o di ricerca scientifica. Beh, in primo luogo mi affianco, inizio dalle osservazioni di Claudio, mi affianco, diciamo, alla prospettiva metodologica. È fondamentale partire dalle fonti, da tutte le fonti. Come diceva Luigi, abbiamo una ricchezza di informazioni in fonti apparentemente aride, apparentemente lontane, perché poi lui parlava per esempio di Giovanni d'Antiochia, ma anche altri, insomma. Giovanni d'Antiochia teoricamente è un autore dell'età di Eraclio, i primi anni, quindi del VII secolo, che scrive. Lui si chiama Giovanni d'Antiochia, ma probabilmente attivo a Costantinopoli, anzi parla solo di Costantinopoli, e però ha una fonte occidentale, che non sappiamo chi sia, molto molto ben informata sulle vicende che riguardavano l'Italia e quindi tutti coloro che poi, Roma, l'Italia, e tutti coloro che, diciamo, in qualche modo poi interagivano con l'aristocrazia senatoria. Da qui l'importanza di alcuni passi di Giovanni d'Antiochia, come di altri autori. Per esempio, è un autore che non va mai trascurato per la sua prospettiva così ricca e importante, Prospero d'Aquitania, autore di una cronaca, ma insomma si vede chiaramente che questa sua approccio è un approccio da contemporaneo, con un taglio molto originale sul ruolo dei barbari, della Chiesa, di un impero che ormai sta terminando. Basti pensare, insomma, all'esaltazione che Prospero d'Aquitania fa di Leone Magno come difensore di Roma. E quindi sicuramente l'approccio filologico e allo studio delle fonti è fondamentale, è qualcosa che dobbiamo alla grande tradizione storiografica tedesca, che da noi italiani è sempre ben, come dire, venerata, potremmo dire, e anche seguita. Nel caso dei Vandali, direi che non dobbiamo assolutamente trascurare anche l'apporto che, lo diceva Claudio in apertura, purtroppo adesso la situazione geopolitica ha reso gli scavi in terra, nelle regioni africane, più difficili. Ma insomma, la ripartenza dell'interesse per i Vandali nei primi decenni dell'Ottocento è legata all'invasione francese dell'Algeria. E i francesi, dal punto di vista dello studio poi archeologico dei siti, ma anche dei materiali che emergevano nel corso degli scavi, penso per esempio a quel dossier di testi molto interessanti che sono le tavolette Albertini, quindi su questioni legate alla continuità del lavoro agricolo nelle campagne africane, anche sotto i Vandali. L'archeologia francese ha un ruolo molto importante. Infatti direi che oggi, come dire, le punte avanzate della ricerca sull'Africa e sui Vandali sono sicuramente, in ambito tedesco, coloro che si dedicano agli aspetti politico-istituzionali anche attraverso la lettura delle fonti, e in Francia coloro che comunque condividono questo aspetto della necessità di leggere le fonti. Tra l'altro, come dire, la grande opera dopo, diciamo, la lettura a cui tu facevi riferimento, Claudio, di Ludwig Schmidt, della prima metà del Novecento, di questa storia dei Vandali, che ha ricostruito in maniera più scientifica, diciamo, la parabola di questo popolo. Poi la grande opera che ha riportato attenzione scientifica sui Vandali nella seconda metà del Novecento è quella di Christian Courtois,
che è un'opera dove l'elemento filologico si unisce molto a quello archeologico, e quindi insomma questo è un aspetto da tenere presente. Ed è vero che le novità sull'Africa vandalica probabilmente possono nascere dalla speranza di avere importanti ritrovamenti archeologici, epigrafici, ma anche appunto numismatici, insomma. Detto questo, l'altro elemento che mi fa molto piacere tu, Claudio, abbia evidenziato è proprio questa anomalia di un proselitismo della Chiesa ariana, cioè la monarchia sostiene la Chiesa ariana, ma la sostiene anche in una azione, tra virgolette, offensiva, offensiva religiosa, nel senso che poi l'entrare nel novero dei Vandali come gruppo politico più che etnico, perché giustamente a livello etnico erano aperti, c'era un po' di tutto all'interno, ma qui è un gruppo politico che ha una sua identità forte nella lealtà alla monarchia, ma soprattutto nell'adesione alla fede ariana. È molto interessante che ci sia questo aspetto di proselitismo. Per certi versi dà un po' l'impressione anche delle tensioni che poi attraverso tutti questi anni di dominazione in Africa caratterizzano il regno. Sono quelle tensioni che quando sbarca un esercito bizantino o tardo romano d'Oriente, come meglio credete, ma insomma Belisario arriva con un corpo di spedizione che è piuttosto esiguo. Erano bravi soldati, guidati da ottimi comandanti, Belisario e anche altri. Però, diciamo, probabilmente la loro spedizione era più finalizzata a creare una rivolta nell'Africa vandalica per restituire il regno al legittimo re, Ilderico, messo in prigione da questo personaggio Gelimero che guidava la rivolta di una parte dell'aristocrazia guerriera dei Vandali. In realtà poi Belisario, grazie alla sua capacità militare, riesce da una parte a sconfiggere i Vandali in maniera significativa, ma dall'altra sfrutta il fatto che i Vandali, di fronte a questo momento di emergenza, proprio per le loro politiche interne, a volte segnate da fanatismo, ostinazione, si ritrovano improvvisamente isolati. Procopio ci dà questa immagine davvero molto suggestiva dei Vandali che dopo un secolo di insediamento, al punto tale che quando noi abbiamo questi bellissimi mosaici dell'Africa vandalica, non sappiamo dire se si tratta di proprietari romani o proprietari vandali, perché questo ce lo dice lo stesso Procopio, si sono talmente assimilati che, anche all'aspetto probabilmente non avevano grandi differenze con i signori dell'aristocrazia tardo-romana. Eppure nel momento della crisi si ritrovano da soli e si ritrovano sui carri. Procopio ci racconta del fatto che l'esercito dei vandali a un certo punto si mette in movimento sui carri con donne e bambini, e l'ultima battaglia, Tricamarum, c'è menzione appunto di questi carri dei Vandali che rappresentano ormai, tra virgolette, la nazione vandalica. Quindi questo è un aspetto molto importante del proselitismo, perché come hai detto tu è un'anomalia rispetto a molte altre realtà dove addirittura penso, ma anche gli stessi ostrogoti fino al periodo in cui poi si crearono dei problemi nei rapporti tra aristocrazia senatoria, Costantinopoli e Teoderico, ma insomma in Italia, nel regno dei Burgundi, nel regno dei Visigoti, nel regno dei Visigoti dipende un po' dai re, ma diciamo la tendenza era molto meno repressiva dal punto di vista dell'adesione religiosa. Quindi questi due punti, e questo del proselitismo in particolare, sono molto importanti. Anche su quello che rilevava Luigi ci sono aspetti davvero molto importanti e originali, come Luigi rilevava, della identità, tra virgolette, aperta dei Vandali. Andar per mare. E questo è un problema, Luigi, aperto tuttora. Allora, indubbiamente noi abbiamo anche delle leggi che puniscono coloro che insegnano ai barbari, questo però riguarda l'Oriente, ad andare per mare. Qui non c'è dubbio che, non c'è dubbio, la teoria più accreditata è che in verità
questa capacità dei Vandali di costruire una flotta potente e poi una sorta di talassocrazia che dura per alcuni decenni, in realtà è il segno di una collaborazione interessata tra i Vandali e i provinciali. Noi dobbiamo pensare che, come dicevi tu Luigi, l'Africa ha un ruolo fondamentale nell'asse economico, commerciale, fiscale di età tardo-antica che lega l'Africa all'Italia e in particolare l'Africa alla possibilità, parlavi della cripta Balbi, di sostenere Roma che ancora nel V secolo è una grande città con una popolazione numerosa. Il grano dell'Africa è fondamentale. Questo grano era portato da flotte molto numerose di diciamo marinai e capitani provinciali romani che a un certo punto, quando si realizza la conquista dei Vandali, rimangono sostanzialmente come dire, disoccupati sotto questo punto di vista. E quindi la talassocrazia dei Vandali certamente prevede la commercio dei proprietari e dei marinai africani e il commercio africano, i prodotti africani, come dicevamo anche prima, i prodotti africani continuano a essere commerciati nel bacino mediterraneo anche dopo i Vandali e questo è un elemento di prosperità. Quindi i Vandali non andarono a interrompere questo, diciamo, questa floridezza, questa capacità commerciale dei marinai dell'Africa romana, però probabilmente si unirono ai marinai dell'Africa romana per utilizzare queste navi durante i periodi di guerra come strumenti d'offesa. Quindi c'è probabilmente su questo c'è una collaborazione, una convergenza di interessi. Insomma, in buona sostanza, io non saprei dire se nell'arco di pochi anni i Vandali fossero diventati ottimi capitani capaci di condurre squadre navali e navi, pur non essendo navi di grandi dimensioni. Piuttosto possiamo immaginare che i Vandali andassero su navi pilotate da chi li pilotava da diciamo secoli, insomma i provinciali ormai sottoposti al dominio dei Vandali. E c'è un altro punto da dire che è molto importante. L'impero romano d'Occidente non aveva una flotta e quindi nel momento in cui i Vandali si insediano in Africa e oltretutto prendono il controllo di queste flotte che invece c'erano africane, provinciali, non c'è nessuno che può in qualche modo contrastarli. L'unica forza che può contrastarli è l'impero romano d'Oriente, che infatti organizza periodicamente delle spedizioni, ma sempre con quella urgenza di pensare prima alle emergenze che riguardano l'Oriente romano. E quindi noi abbiamo situazioni in cui, tranne la disastrosa spedizione del 468, i romani d'Oriente vengono in Occidente con l'ipotesi di attaccare i Vandali e poi dopo se ne tornano frettolosamente in Oriente perché magari gli Unni piuttosto che i Persiani minacciano le frontiere dell'impero. L'altro punto che mi fa piacere vedere insieme, mi avvio alla conclusione, è quella che riguarda la mancanza di mediatori. Esatto, questa è un'osservazione che in realtà, diciamo, naturalmente, come sapete, non faccio io, è un'osservazione che riecheggia nella storiografia, diciamo, di queste popolazioni. Non c'è un Paolo Diacono, non c'è un Gregorio di Tours, non c'è un Cassiodoro, no? E quindi noi non abbiamo dei mediatori capaci di raccontarci la storia dei Vandali dal punto di vista dei Vandali. E non abbiamo anche un altro aspetto che è fondamentale: non abbiamo un diritto romano vandalico, cosa che invece presso le altre popolazioni c'è. E allora questo naturalmente rende tutto più complesso, più difficile, però una domanda che personalmente mi sono fatto e che vorrei appunto approfondire, anche se le fonti purtroppo sono molto esigue, ma questo fatto è dipeso solamente
dalla esigua durata del regno dei Vandali? Io non credo. Anche questo fatto che non ci sono mediatori importanti ci dà l'idea che i Vandali hanno una loro anomala percezione del loro ruolo nell'ambito dei territori dell'ex impero romano. E in buona sostanza, quando Cassiodoro, Paolo Diacono è un po' diverso, ma quando Cassiodoro, Gregorio Turr scrivono la storia dei Franchi piuttosto che la storia dei Goti, saldano le tradizioni delle popolazioni nuove barbariche con quella che è la grande storia di Roma inserita nella cornice cristiana che parte dalla storia biblica e arriva fino a Roma. È una forma di integrazione. Il fatto che non ci sia questo tipo di storiografia, ma neanche tracce nel regno vandalico, è forse un'altra spia dell'atteggiamento peculiare dei Vandali, che non era portato a trovare una sintesi tra la loro storia e l'impero romano. Loro erano altro e volevano affermarla questa loro alterità, che era un'alterità di, ripeto, successione all'impero romano, no integrazione nell'impero romano. E l'ultimo punto che vorrei sollevare, e così concludo, è quello relativo alla negatività dei Vandali. È vero, e infatti queste anomalie dei Vandali poi hanno pesato anche sulla memoria, sul giudizio che nella storia caratterizza i Vandali. Perché da una parte, certo, c'è quello che tutti conosciamo, legato sicuramente al fatto che c'è una storiografia di ambito cattolico ortodossa che ha insistito sulla durezza, la negatività dei Vandali e ci ha consegnato questa rappresentazione dei Vandali come i più cattivi della piazza, no? Ma in realtà la negatività dei Vandali è qualcosa che emerge anche quando altri gruppi al di là degli scrittori della Chiesa ortodossa africana si concentrano sui Vandali. Basta prendere per esempio Procopio. E Procopio ce li rappresenta come assimilati agli usi e ai costumi romani, a tal punto che quando si trovano a dover combattere con poli più forti, naturalmente l'esercito imperiale di Belisario, ma i Mauri, anche le tribù dei Mauri, con questo fenomeno di eredità di una frontiera meridionale instabile, i Vandali non sono capaci di prevalere. E appunto Procopio ci descrive come ormai quasi dei debosciati che hanno lasciato le loro armi, le loro abitudini marziali di guerrieri di stirpe germanica e vivono nelle terme, nei giardini, nei posti più belli che un tempo erano dell'aristocrazia romana. E non è un caso che ne riferimento a questo prima Claudio, non è un caso che anche tutto sommato nella ricostruzione nazionalista che si ebbe poi dei popoli di stirpe germanica lanciati nella conquista di uno spazio dove ormai c'era un impero declinante e corrotto, decadente come quello romano, la visione appunto del nazionalismo tedesco, i Vandali però sono sicuramente una di queste popolazioni lanciate alla conquista proprio fino a quando non vanno in Africa, perché poi in qualche modo rappresentano invece, tra virgolette, la corruzione che una assimilazione troppo forte al modello mediterraneo può dare invece ai valori del germanesimo. E quindi sì, l'interesse per i Vandali nella cultura tedesca c'è stato, parlo della cultura tedesca ovviamente dell'Ottocento, della seconda metà dell'Ottocento e fino alla Seconda Guerra Mondiale, l'interesse per la cultura Vandali c'è stato, però in particolare cosa interessava? Interessava la presenza dei Vandali nei territori
dell'area centro-europea prima dell'ingresso nell'impero romano. Dopo l'ingresso nell'impero romano, la fase della conquista dell'Africa vandalica e del secolo dei Vandali è una fase in cui questa popolazione tende a corrompersi e infatti poi dimostra la sua debolezza nel momento in cui nell'arco di poche settimane viene annientato questo popolo, ripeto, da una spedizione militare, quella di Belisario, che probabilmente non aveva questo intento ed era molto esigua. Ecco, quindi insomma, in effetti questo momento di anomalia dei Vandali si trasforma in una percezione negativa dei Vandali, che ne hanno fatto, come diceva giustamente Claudio, e da qui, ripeto, è sorto anche il mio interesse per questa popolazione. In realtà sono, come sa Claudio, sono tutte di grande interesse, ma insomma questa in particolare ha suscitato il mio interesse proprio per questa caratteristica, insomma, di una parabola compie e si compie appunto nella fine di un regno e di un'esperienza. Ed è interessante andare a vedere quali sono gli elementi fallimentari di questa esperienza, al di là dell'aggressione da parte dell'Impero Romano d'Oriente. Bene, 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 davvero, davvero preziosa questo dialogo intorno al libro di Umberto Roberto, che ricordo con il titolo. Il libro si intitola Il secolo dei Vandali, storia di un'integrazione fallita, pubblicato a fine 2020 da 21 Editore, sono 368 pagine per 23 euro, ne hanno parlato e ce lo hanno fatto conoscere e apprezzare, oltre all'autore Umberto Roberto, Claudia Zara e Luigi Russo, che io ringrazio tantissimo per aver accettato il nostro invito e per aver partecipato a questo incontro. Ricordo a tutti i nostri videoascoltatori di continuare a seguirci sul nostro sito, che è www.italiamedievale.org, dove troveranno tutte le videopresentazioni che abbiamo realizzato dall'ormai lontano 22 febbraio, data dell'ultimo evento in presenza che siamo riusciti a fare, sperando di tornare presto a ricominciare a fare gli eventi in presenza, che sicuramente non sono sostituibili da quelli in video per motivi ovvi. Non mi resta che ringraziarvi tutti e ci vediamo in presenza, no? Ci vediamo in presenza, spero presto. Grazie, grazie. Grazie a voi. Grazie a tutti. Ciao Claudio, grazie. Ciao Maurizio. Ciao. Ciao a tutti, grazie.